Ecco perché noi siamo dei schiavi monetari, con l'aggravante di non saperlo. Chi domina è Satana. Satana è principe di questo mondo e di queste cose deve cominciare a capire non solo l'ambiente politico, ma anche l'ambiente religioso. Perché oggi, io ho visto l'altro giorno un articolo indegno pubblicato sul Corriere della Sera che riduce il cattolicesimo a un episodio banale, alla marginalità religiosa. Perché? Perché noi stiamo vivendo tempi di decadenza, ma questi tempi di decadenza ne possiamo superare solamente con una forte fede religiosa. Non si può vincere la guerra per liberare i popoli dalla grande usura se non si ha l'aiuto del sovrannaturale.